era enormemente superiore rispetto anche a, oggi, perché anche chi non comprava vedeva che doveva comprare il giornale. E oggi. Okay? La quarta di copertina era un bonus che veniva dato su molte riviste, e non sempre, per andare a illustrare ulteriormente. Però con il solito concetto di leggere va bene, chiaro, chiaro. ma Però si dal vede punto di vista meglio. analitico, probabilmente, secondo me, se si andasse poi a vedere, anche lì si troverebbero delle forti divaricazioni, cioè nel Lo rappresentato, vediamo adesso. tra bianco e Certo, nero. lo vediamo. Facciamo proseguire Maurizio con Potenzialità ben diverse, non dello sviluppatore. Ultima cosa, Sì. è la stessa cosa, le copertine a colori trovano una corrispondenza nei poster dei film degli anni 50 e 60, che rappresentavano l'incipit, come si chiama, il trailer fisico della rappresentazione del, come si chiama, del film, ma al di là delle fotobuste che solitamente erano foto di scena per cui non scappavi, ma quelle più importanti erano i poster perché erano disegni, erano illustrazioni, e lì ovviamente l'illustratore si Non c'entrava sbizzarriva, un cazzo con esatto, arrivavo lì, si sbizzarriva, no? Perché? Perché partivano a rappresentare con soprattutto ti facciamo vedere le donne con meno vestiti di quelli che facciamo. solo, questa è una perversione che ti accompagna sempre, ma il problema Ecco. fondamentale è che riuscivano a illustrare, trasmettere un messaggio pubblicitario ovviamente, che era totalmente diverso dal contenuto del film, perché il film non aveva la possibilità di creare quelle fantastiche immagini, quelle astronavi fantastiche, quelle situazioni fantastiche, che su carta invece potevi ad andare a realizzare. E anche lì la cartellonistica ha avuto negli anni 50 una, a mio giudizio, una responsabilità forte nella creazione poi dell'immaginario Anche per collettivo. noi, dici tu, anche per, no, per il nostro argomento, Sì, mi sto riferendo, scusate, alla diciamo. fantascienza, mi sto Un anno secondo, e poi torneremo magari al Poi pomeriggio si prosegue che Maurizio. sì, che il fatto che anche qua noi stiamo facendo una cosa di terra semplicissima, dove sarebbe importante poter avere a confortarci a fianco qualcuno che ne capisca più di noi di grafica e Non illustrazione. c'è dubbio, Perché noi con alcune cose non siamo in grado di no, cogliere. no, 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 noi qui stiamo Insomma, interdilettante sono. anche ragionando, cercando di ragionare con strumenti, rendiamo sempre conto che noi siamo appena lì, stiamo toccando E alcune poi questo poi torniamo. particelle. Ma chi siamo, Vai. finisco, come avevo detto all'inizio, su un livello enormemente superiore rispetto a quello Questo è che si chiaro, prende, ma è comunque pazzesco. troppo poco. Sì, Vai, capito, Maurizio, ma prosegui, prosegui. 46, cominciamo a tornare indietro. Allora, ci sono delle meraviglie nel cielo che sono al di là della nostra tecnologia, perché poi il concetto di base era questo, lo vediamo poi, era di rappresentare qualcosa che fosse superiore alla nostra tecnologia, però c'era un limite che era il limite dell'immaginazione o della capacità di immaginazione degli artisti. Cosa interessante sono comunque questi che sono dei sigari, questo è un bellissimo, una bellissima rappresentazione di un avvistamento che potrebbe benissimo essere negli anni 50, okay? Sono illustrazioni interne di riviste di fantascienza dell'epoca. Questo è apparso su Amazing Stories and Green Man, che è un racconto che ebbe una grandissima popolarità nel 1946 di Sherman, ebbe poi un seguito successivamente, questa è una bellissima astronave a gocce, per esempio. Qui abbiamo invece in copertina una sfera, ne vedremo di tutti i tipi di sfere. Facciano solamente notare la fortissima connotazione tecnologica, questo è veramente da ribullone, nel vero senso del termine. Veglio, prove, disperse, questa parte inferiore e così via. È anche vero che una delle limitazioni che noi abbiamo, che abbiamo tutte queste cose con i nostri begli occhi, che sono leggermente influenzati. Tenete presente una cosa. Mi sono limitato, nel senso che ho cercato di evitare, non solo qua dentro perché non c'è tutto il materiale, ma anche in quello che ho raccolto, di non prendere per i capelli le immagini e di vedere quello che non c'è, tipo non so, i vari tavoli operatori con la gente No, ma che è lì sotto le lampade, dicono sono i si precursori complica della troppo pirotecnia. facilmente. No, si complica troppo Questo lo valuteremo noi se ti sei facilmente. d'accordo. Esatto. Complica troppo facilmente.
guarda che fighe. Queste sono le quante di copertina, nel 46, è vero? Clamoretti. No. Va bene, papà è stupido. Non dovevo dire. Ragazzi, siamo registrati. Chi se ne frega? Non sai mai dove. Allora, al di là di questi, che sono un po' tirati per i capelli perché non si capisce bene cosa siano, se siano oggetti volanti o delle strutture di altra natura, ok? Che però ancorate al suolo. Ancorate al suolo sono carini in ogni caso, perché poi gli astronavi sono qua, ok? E al di là di questi, che sono le classiche rappresentazioni a forma di cono, ce ne sono di tutti i tipi, sia prima sia dopo il 47. Di cono? Cono, questo. Trottole. Comunque, non ho lasciato per me. Vabbè, la cosa più interessante è sicuramente questa, ovviamente, nel 46 con cupola superiore, una bozza di antenna, il nostro classico bel buco all'interno, questo è estremamente simile a rappresentazioni della storia di Murray Island dei 47 anni successivi. Prego? Che cos'è? Queste? Che sta lanciando? Le specie di farfalle. Cosa del genere. Mangio montare Altair, è pregnante per me. Nel 45 questo c'entra un po' poco, però l'ho messo come indicazione del fatto che un serial del 45 che era The Purple Monster Strikes Back introduce in modo molto popolare un'invasione marziana. Cioè questo qui che è il marziano, che boom, arriva su un'astronave monoposto a forma di siluro sulla Terra, cosa è cattivo, questo è veramente il cattivone della situazione. Qui 15 episodi come classico. Ma che produzione è di dove? Americani, tutto di serie, sono tutti li chiamano anche cliffhangers, perché alla fine di ogni episodio c'era la situazione in cui l'eroe era in pericolo, succedeva qualcosa e poi devi aspettare la settimana successiva quando uscirà. No, andare a vedere. Ok. È uscito in America, in francese, penso il titolo francese. È stato esportato in alcune. C'era una cosa in olandese sotto, hai visto? Sì, in olandese. È stato esportato in alcune, però in Italia che io sappia non è arrivato. Però questa è una scoperta, una delle più recenti, questa è figa. Del 42. Del 40? Due. Cos'è? Un disco? Quello lo vedi? No, il bestia. Anche il mio per come lui. Un disco con vetrate all'interno dei piloti che passeggiano fuori, anche. Quello che mi piace, il pilota che... Jill, tanto per non fare esempi strani. Ok, e zack! Un bellissimo raggio verso il basso. Il cos'è riferito alla fonte è un'altra rivista di fantascienza, quello che si era messo in storia, un'altra. Ma quindi sì, sono tutte le volte, però devi fornire meglio il contesto, perché poi c'è un mio maestro di testo, senza contesto diventa un più testo. Non potevo scrivere, dai. No, te lo dico, a me lo dice, questa è una rivista di fantascienza mi viene giù. 42, l'ho detto. Quindi questa è una pagina intera, però crediamo. Questa è una pagina intera. Cioè c'è il testo che lo vedi. È grosso questo, è una bella bestiata. Sì. L'ho messa lì appositamente in primo piano, e claro, si è notato lo sparo di sotto. Si chiama enfatizzazione. Ok? Questo è il 45. Quando hai detto che era sconosciuto fino a questa fonte qua? Quasi, molto poco conosciuto. In Italia? Non sono così. No, di certo non è conosciuto. Ok? Questa, sono tutte illustrazioni, con l'eccezione di questa, sono tutte illustrazioni di riviste di fantascienza, perché la fonte primaria sono quelle, le cose strane erano lì, fondamentalmente, ma non esclusivamente. Questo è un fumetto del 45, invece, dove c'è comunque un aereo dotato di jet, che comunque è una pianta totalmente quello sotto con i due militari? È un'altra illustrazione di un racconto di fantascienza e vedo qualcosa di strano nel cielo. Ma quello sì, ma quello di sopra lo dubbi di no? Che cosa? Cosa rappresentava il Ciamacco? Questo è un fumetto. Sì, ma o il 2111 è il numero seriale del... Ma no, questo è la... indica una cosa nel futuro. Non lo so, quello non lo so. Il contesto, non c'è il contesto. Non lo so. Magari da giro ti dico come sarà il 2000. Ascolta, per fare una cosa del genere dovresti avere accesso alla regionale fisicamente, io non posso avere... Ma no, attenzione. Abbiamo detto, stiamo grattando. Non ho
gli originali di tutti, cioè sei fuori. Stiamo grattando la superficie. Assolutamente. Questi sono, ad esempio, altre rappresentazioni di sfere allungate, anche queste ne troviamo a Iosa anche nella casistica italiana, con cabine vetrate, okay, che viaggiano. Questa invece è una classica, solita rappresentazione di sfera e volante, che adesso vedremo. Queste sono le più belle. 43-44, tutte le riviste di fantascienza. Questa è la classica, che ho fatto vedere la Amazing Stories del 43. Lyndon Dunn. Esatto. Questo è da urlo, direi, perché questo è, al di là che le rappresentazioni che esce nel 50 dell'abbattimento dei bombardieri americani da parte degli schinazisti è estremamente simile, anche se la forma è un po' leggermente diversa, però è notevole, è l'illustrazione principale di un racconto di fantascienza in cui c'è quest'arma segreta americana che va ad abbattere i bombardieri giapponesi che stanno cercando di bombardare. È invertita. Ed è nel 43, luglio del 43. Non potevi rappresentare un'arma segreta tedesca, non sarebbe stato, te lo censurato. La cosa, secondo me, le cose più belle sono, oltre a questo, sono poi questo che è del 44, questo è il disco, lo vedete? Cupola, settori sulla superficie, tipo quelli che abbiamo visto nel 47, e anello. Ma che sono questi settori? A me questi settori sui dischi non mi fanno dormire la notte. Guarda, è una delle questioni che mi... Li vedi anche qua, sto forma di ombre, questo è ancora più bello, questo bando ben bello. Sono le lastre di metallo. Allora, sono le lastre di metallo imbullonate, oppure potrebbero essere, come sembrerebbe, ma sono speculazioni nostre queste, una specie di turbina, in quella del 47 che abbiamo visto prima, perché avrò l'idea di un qualcosa che ruota. Speculate. Okay. Bene. Parlare per cantate, quello sotto è la struttura di una torta budino che è fatta con gli spettacoli. Ricorda cose del genere, ok. Tenete presente, che questo è un'anomalia nei confronti della classica astronave a sigaro. Che sono più tipiche, no? È l'iconografia mainstream del periodo, cioè prima del 47, quella mainstream, quella, ma con le anomalie che adesso vediamo. Però attenzione, quelle lunghe, senza ali, la loro stranezza intrinseca, perché erano strane? Perché erano aerei senza ali. Non erano aerei, erano razzi, una cosa diversa. I razzi non hanno ali. Non erano aerei. Non c'erano mica i razzi in genere. Come no? L'immaginario collettivo, la tecnologia top, dopo le aeronavi, sono i razzi. Infatti ne parlo e lo vedremo. Questa è un'altra con una bella cupolona sopra. Guardate che è anche qua il disco, non so se l'avete visto voi. Quello di qua il disco, con cupola, oblò e antenna. Quello di prima era una short story di Ray Cummings apparso su Super Shine Stories. Super Shine Stories, 44. Le api marziane. Ah, quello di prima? Sì, con il primo colore. Ah, sì, con il 42. Quello del coso. I dischi più o meno strani, perché queste poi in realtà sembrano proprio le trottole di Flash Gordon. Scusate, ok, infatti l'ispirazione è arrivata lì. Perché poi in realtà, ripeto quella volta e lo ripeterò poi ancora dopo, si copiavano, prendiamo ispirazione. Nel 47 gli artisti hanno pigliato anche ispirazione dal bagaglio che loro avevano visto sulle illustrazioni anche di fantascienza negli anni precedenti, che magari gli era rimasta in parte dentro. Queste sono astronavi marziane, chiaramente, c'è scritto anche pure, che stanno attaccando a New York. Questo è del 39. No, 41, chiedo scusa. È geniale, la lente focalizzante. Esatto. Andiamo. E quella a sinistra? Sì. Anche sempre... Sono tutte illustrazioni di riviste. Ora vi faccio notare. Se non vi dico il contrario, voi considerate che sono illustrazioni di riviste. Ora vi faccio notare che Maurizio si è detto per... Nostre chiacchiere sul tratto durava un'ora e 10. Durava. Nella prima ora abbiamo visto il 40%. Ma voi parlate per quello? Non hai voluto. Allora, 1940, le sfere belle.
al di là di questa che è un po' sopicciotta, okay, ma è carina pur sempre, queste sono belle perché sono le classiche sfere con anello equatoriale trasparenti con all'interno i marziani. Qua erano extraterrestri piuttosto che forse qua, non lo so, sono extraterrestri o qualcos'altro, però seminali, anche queste perché ce le troviamo anche nelle ricostruzioni grafiche degli incontrovisionati degli anni 50. Okay. Il disco Saturno. Il disco Saturno. 1940, questa è carina, non è male, fortemente anche queste con connotazioni tecnologiche, caratteristiche che sono dei dischi o discoidali comunque con le loro cupole. Il guardar fuori era un'esigenza fondamentale, ecco perché c'erano comunque i nostri oblò. Abbiamo i razzi, non si parlava di jet all'epoca molto probabilmente, che fanno da motore. Questa direi che e comunque sono anche erano belligi, ecco, ho usato una parola che poi di cui commenterò oggi, velivoli di guerra questi qui, cioè comunque tendenzialmente sì, perché erano sempre legati a storie in cui c'erano invasioni, battaglie, guerre, pestilenze, cavallette, di tutto, ecco, cioè, era qualcosa, perché? Perché comunque la tecnologia più avanzata è quella militare, esattamente. Questo, facciamo una piccolissima anticipazione, ci sono anche i marziani, ovviamente macrocefali, perché tendenzialmente quasi sempre sono macrocefali, cioè perché sono più intelligenti, ovviamente. Questa cosa è una vera giornata. Siamo avanti. Un bel riferimento degli anni 30. Alla fine degli anni 30, la macrocefalia si potrebbe fare un convegno. Allora, le sfere, ok, che sarà qualcosa che troveremo frequentemente, andiamo velocemente. Qui il disco è qua, è un po' nascosto, non vale, però è carino. Hanno coperto pure con okay, il disco. Ok, e ce lo mettiamo lo stesso. Questo, ho un dubbio forte su che questo poster del film di Flash Gordon del 38 sia successivo, perché la grafia non mi convince, secondo me è successivo, è una riedizione degli anni 40 o giù di lì, ok? Andiamo avanti. Ecco, fermati, ecco. No, una cosa importante, ce li vediamo gli UFO, siamo noi a guardarli ovviamente. Beh, questo è chiaro. Andiamo, chiaro. Il film, oh, attenzione, c'era la locandina del film che sì, lo so, l'ho messa a posto, l'ho messa a posto perché è molto importante quel film del 36 perché rappresenta molte cose. Questa è abbastanza inedita, è bella. Questa è mentale. Sì. Legato al gabinetto terrestre. Allora, non esattamente. Guardate questa illustrazione. Questa è bella. Il coniglio. Ma che coniglio? Questo che è atterrato. Ok, disco con discone con cupola oblò dove c'è qualcuno dentro che spara fuori del raggio contro la poveretta, ok? Questo è armato di ray gun ovviamente, di pistola raggio. È un raggio diverso dal solito, lo sta sfogliando. Queste informazioni sembrano addossi, però notevole. Anche questo è prototipale nei confronti di molte descrizioni di poteri vicinati degli anni 50. Ma gli animali cosa sono quelli che vedi? Un cane? Un cane, un coniglio. Qua ci sono due formiche. Okay, io volevo una donna nuda. Dove? Quella giù, c'ha problemi. Dei problemi, ragazzi. Allora, qui invece delle forme un po' strane, perché infatti ho detto che al di là dei classici dischi o sfere, che sono quelle più gettonate tra le anomalie delle astronavi, ci sono anche delle forme strane, tipo queste che sono triangolari, o questa che è proprio un disco piatto. Ok, queste sono triangolari. Io la vedo di nuovo. Diamante. Una cosa, io la vedo tridimensionale. Sì. Andiamo avanti. Comunque il concetto è che ci sono anche delle forme un po' bizzarre, proprio perché c'è questa continua ricerca dell'esotico. Scusa, Maurizio, vedi questa cosa che appena detto, io vedo un pianto, vedi come si torna al problema delle categorie etiche, lì si presenta, voi parlavate di forma. Io ho visto questa però ha già una prospettiva diversa, sicuramente. Allora, se un teorico dell'arte, per esempio, questa cosa qui che avete detto, vi farebbe un pippone per la fine.
proseguiamo. Anche se poi, secondo me, c'è una fortissima componente di casualità. Anche che il giudicatore in quel momento avesse la necessità di vedere una tavola. Le sfere la fanno un po' da padrone, soprattutto negli anni 30, cioè, ce n'è una fioritura incredibile, sotto un po' tutte le forme, ma si copiavano, vedete, sono molto simili poi alla fine dei conti, ok? È principalmente più semplice. Sì, e tornerò poi sull'argomento, le forme alternative alla forma mainstream dell'astronave, cioè quella a forma di pallottola, quelle aerodinamicamente più verosimili sono la sfera e il disco. Ora notate anche il fatto che qua sono fortemente abitate, nel senso hanno dei finestroni in ogni caso per poter alloggiare i piloti. Fortemente su questo torniamo. Prego. Piace molto fortemente abitate. Andiamo avanti. In che senso scusa, prima dice di causa di casualità? Nel senso di dire che secondo me ci facciamo troppe tipi mentali alcune volte, sì, alcune volte è dovuto a pura casualità. Ma la casualità, allora, la casualità però fa sì che quelle che di casualità che poi generi. No, non so che genere, che poi casualità non è, perché questo deriva casualmente poi una cosa che ha visto di là, che ha guardato di qua, che ha controllato di su. No, dicevamo, metti in un buco triangolare con il buco triangolare. No, non è quello. Ma se io... Quella è ispirazione, un'altra cosa. Ma no, insomma, il problema è che non è, il problema è che tutto questo genera significati, è quello che... Dopo sì, cioè accumulandosi e sedimentandosi sicuramente. Certo, tutto è dopo. Allora, altre sfere, però vi faccio notare una cosa, perché ripeto, erano di moda. Al di là del fatto carini le sfere in mezzo ai dinosauri, se bisogna far vedere la chat. Con quelle sfere in mezzo ai dinosauri presente. Però il concetto, tenete presente che 1, 2, 3 e quella precedente in basso a sinistra sono tutte rappresentazioni di un famoso romanzo, una famosa novella che era Scala to Space di Doc Smith, il successo galattico, e che tra l'altro troviamo anche nel 47, nel 47 è uscita una delle tante ristampe, c'era PUM! Prima di altro mi pare che sia successo, una bella sfera molto simile a questa, che era sulla monografia molto tradizionale. No? Sì, assolutamente. Questa è un'altra sfera trasparente con raggi da tutte le parti, tipo morte nero. Quei raggi mi piacciono molto. La questione è che, torniamo al discorso di prima, che c'erano anche delle forme strane. Qui veramente strane, cioè sono sbizzarriti, abbiamo le piramidi. Le tetraedro, diciamo. Okay. Abbiamo questa forma allungata. Abbiamo questa che non so cosa sia esattamente. Sai come definirla? Esattamente. Più questa che è una specie di sfera con oblò ma con delle pendici da atterraggio, con le zampe di atterraggio in trasse soli. Questa invece è un non plus ultra, la classica sega volante. Che ricorda tantissimo una storia del 47 dove hanno fatto uno scherzo a un prete cattolico, gli ha fatto trovare in giro del caso una sega. Quelli industriali, okay. E questa l'ha presentata intanto in prima pagina un sacco di foto come uno di quei dischi volanti che sono atterrati. Questa è ripresa operativa, sta tagliando. Ma questo è questa è ripresa, come dire, nell'ultimo Star Trek film. Questa è diventata molto popolare su internet perché ci stampano le magliette, Max, quadri, poster di tutte le. Ce ne sono un paio d'altri similari, non la vediamo dopo. Tra l'altro qua c'è un aereo con tanto di aria circolare. Erano dei particolarmente. C'erano dei durante gli anni della prima guerra mondiale, c'erano già dei piani per fare robe del genere. Per fare davvero? Per fare. Le seghe? Ah sì, le seghe. Nell'ultimo guerra stellare. Basta. Allora, questa è bella. Questo è un disco emisferico con, sembra perché non è ben definita, ma è come se ci fossero delle tante sferette sopra. Avete presente uno dei, appare un episodio di UFO Shadow, una cosa molto simile.
fare. O anche il caso del forestale scozzese. Qua abbiamo un bel disco che trasmette energia. Questa è una cosa strana, sembra più un Enterprise che non un disco vero e proprio. Questi vari dischi su cui ci sono queste sirene, un altro disco con Oblò sotto, questo è un bel classico disco, e così via praticamente. Comunque, tendenzialmente in questi casi è un altro filone legato alla forma discoidale piuttosto che quella sferica di prima. Siamo sempre all'inizio degli anni 30. Altre cose strane, questo viene ripreso con quella forma che avete visto sulla copertina precedentemente, la sega volante, in questo caso con un dirigibile. Ok, questo è carino, è una bella sfera con questi spuntoni che sembrano avere la funzione di un'ala. Queste sono un connubio tra un qualcosa di particolarmente avanzato con comunque una tecnologia dell'epoca, cioè una elica superiore, una specie di elicottero, e questa è un'altra copertina, con una cosa che è una metà strada tra un carro armato, sembra che ci di sotto, ma non è vero, perché in realtà passano sopra, una cosa strana, insomma. Sì. Nel senso che dovevano affrancarsi un po', inventare. Allora, visto che trattavano di argomenti fantastici, di super tecnologie aliene, spesso volentieri, o di inventori super pazzi, c'era questa tendenza, questa corsa, anche molto marginale però, a inventarsi qualcosa di sufficientemente strano che potesse essere al di fuori dei nostri schemi tecnologici del momento e futuribili. Ma poi ne avevano di fantasia. A inventare per prima. Sì. Abbiamo. Questi carini, primi anni 30, sono copertine, vedete, questo notevole, questo è uno dei classici, questo pure, questo c'è un originale tra l'altro, bellissimo, del 30, e cosa dire, tutta roba spaziale, fantastica, gli altri questi che sono dei bellissimi sigari che arrivano verso terra con i fasci luminosi, però questi sono notevoli perché hanno la classica struttura circolare con la cupola con oblò. Dove con le ali? La bocca. Sempre. Ok, andiamo avanti. Strange contraptions. Strani aggeggi dallo spazio. Vai. Ah, i fumetti. Chi siamo? Eccolo qui. Quando il Calkins nel 47 va a scrivere La colpa è mia, non ha proprio detto così, qualcosa del genere, si riferiva al fatto che lui, non è vero, abbiamo cominciato nel 30, poi vi dico perché non è vero, a disegnare questi. Questo è The Satellite, che è il mezzo di locomozione di Buck Rogers. Okay? E questi sono dischi di mongoli della razza cattiva o di altre sue cose più. Buck Rogers, sì. Non vorrei fare confusione. Buck Rogers, c'è. Questa è carina, apparirà anche dopo in fumetti, sulle copertine di alcuni fumetti degli anni 30, verso la fine degli anni 30, anche perché Buck Rogers, ricordatevi, è stato un fenomeno di costume importantissimo, hanno prodotto, quando in Italia non si manco sapeva cosa potesse essere l'idea del merchandising, qualsiasi cosa a nome di Buck Rogers, dalle schiscette alle giochi in scatola, all'abbigliamento, alle scatole, qualsiasi. Ma avete mai visto il cartone animato che è in italiano di Daffy Duck, che si chiama Daffy Rogers nel 24esimo secolo, un pezzo e mezzo, e guardate. Già il titolo. Ok, questa è una presentazione che ho trovato essere data del 38, ma non ci credo, perché è a colori, okay, però potrebbe anche essere. No, ma poi facciamo una cosa. Ma poche. Ha dei colori strani. Guarda, secondo me. Anche in Italia c'erano dall'inizio del. Ho capito, ma ripeto che ha dei colori strani. Secondo me. È un'impressione, nulla di. Impressione fidelica. Vai. Anche io delle foto che c'è in questo smartphone hanno dei colori strani, però. Non è esattamente. Ma lasciate avanti, stiamo registrando, non posso parlare. Allora. Altre strisce, queste sono degli inizi anni 30 come quelle di prima, questa invece è del 37, un pochino più strutturato il disco, e anche questi qua, ok? Però
tutta roba buona, come si dice, dischi, cupole, fortemente, fortemente tecnologica, cioè sono, vedete qua, abbiamo dei razzi dietro che spingono, cioè è roba umana traslata nel tempo, mettiamola in questi termini, anche se dovrebbero essere futuro, però sì, in avanti. Però la tecnologia di Buck Rogers era questa, poi alla fine dei conti, cioè quelle che abbiamo viste erano delle anomalie, cioè erano delle poche strisce, una piccolissima percentuale se confrontata con tutto l'insieme delle strisce anomalie. Perché queste erano le astronavi di Buck Rogers. Cioè, questa è la più interessante, però. L'alternativa è una delle astronavi, c'è. Questo è quando, sempre, quando finiva il carburante, andava tipo Avatar. No, con un centro, centro. Comunque, questa è quella più vicina a noi, al nostro interesse, nel senso che è una forma ibrida, perché poi molte volte hai delle forme che non capisci cosa siano. Okay? Noi cerchiamo di vedere i dischi volanti, qua in realtà probabilmente erano nate anche con idee di tutti diverse. Noi non cerchiamo di... anche semplicemente noi ci cerchiamo non come noi, che noi cerchiamo sempre con ma eccola, questa è una cosa notevole, sempre Buck Rogers, questa è di ottobre novembre, non ricordo più, pochi mesi dopo la nascita di Buck Rogers ci cucchiamo sempre da Kalkin, che è ecco qui, questo. Nel 2429. Cioè sempre 500 anni dopo. E certo, ma si è svegliato intanto nel... sì, ha dormito un po'. Poi. Allora, questo è classico, perché vedete che ha tutto. Ha tutto. Ci sono i trimongoli, cioè, sì, i cattivi della gialli. Però... tra il 20, mettiamolo in questi termini, tra il 29 e il 30 con il 37 dove si trova ancora qualcosina, Kalkin in effetti aveva già disegnato. Aveva già disegnato quello che poi lui ha letto sui giornali, allora scherzosamente gli ha detto. Ma scherzosamente sono tre chiami, magari quello pensavo di brevettarlo e chiedere dei soldi. Ci guarda che lo so attivo i disegni. C'è solo quello, scusa, mi torno indietro. Questa di quella lì c'è solo quella sì. Perché per esempio qua mi è un pezzo. Non le ho trovate. No, ho cercato. Solo la luce, non riesci a capire la propulsione, mancano delle cose che servono. Queste sono le luci. Cioè, vede molto complicato. Ma è bello, non si vede la propulsione, ma va. No, ma poi tu. Ecco, questo non sarà. Ma questo voglio tornare poi, infatti. Sulla propulsione, per è una scatola nera per le. Allora, vale di più. C'era avanti, sentite a partire per troppo di. Poi è una scatola nera per il tuo documento, cioè, non serve sapere come funziona, ma è... Ma anche in parte per la scienza, poi voglio tornare poi su questo. Vabbè, varie tipologie di astronavi, tendenzialmente sferiche, questa è un'arca di Noè nuova, praticamente, a forma di una grande astronave, curiosamente, ci scappano. È un'arca di Noè, secondo di lui. Sì, ma che dove è? Cosa succede? Ma lì qua, volano via e si salvano. Ma qua, alla fine degli anni 20? Sì. 26. Allora. Ti pare una cazzata, è importante. Ma come tante altre, tipo, anche qui si sono sbizzarriti. Questi, un bel assemblamento di dischi. Di sigari. Sigari. Sbagliato, di sigari. Sigari. Sigarosfera, questa è la cosa strana veramente, che è vagamente circolare. Questo è un bel disco che troveremo, ma questo l'hanno copiato. Sì, è vero, molto. Questo è un sensuale incredibile. Questo invece l'hanno copiato da Ralph, della novella di Gernsback, che poi andiamo a vedere. Questo è un altro bel sigaro nel cielo, bello strutturato, cioè non sono semplici, hanno tutta una serie di obloli sopra. Tipo ci ho seguito dell'avvistamento del 48 di piloti e così via. Andiamo. Belli, questi sono dei bei dischi nel cielo, ok? Un bel assembramento con fascio luminoso, ma questo direi che è più bello in assoluto con questi semplici, neari, puliti,
però con questo bel fascio di luce verso il fascio di luce in basso a destra ha una funzione, no? E beh, sì. Se non avessero una funzione il fascio di luce, ma quello è un raggio trattore, è Landini, non è un raggio trattore, quello è un fascio antiaereo. Secondo me è un'illuminazione divina, invece un'illuminazione divina dall'alto, cioè dall'alto, una rappresentazione, poi ne parliamo dopo. Qua non si capisce cosa sia, no? Cioè se c'è un disco visto di pianta, siamo sicuri con una cupola sopra, però visto che stiamo cercando, o quantomeno che stiamo cercando delle similitudini, abbiamo messo lo stesso, questo è un classico, molto bello, in copertina del 29. A incidenza negativa. Andiamo. Questa è veramente un'inferenza. La propulsione così si risolve. 29, scusate, primi anni 20 questi. Okay. Anche questi sono i dischi classici, direi, anche se la cupoletta è un po' striminzita. La cupoletta si apre. Che fa da apertura a scatto. Però le analogie sono sicuramente carine. Andiamo. Seconda decade degli anni del secolo scorso, decenni. Questo è un'aeronave in realtà, okay, c'è l'originale, si vede bene, però vista in questo modo dà l'impressione che molti l'hanno spacciata come disco, però è chiaramente un'aeronave. Questi sono bei dischi trasparenti, dischi, questi qui sono del 18 e questo è potentissimo, quello in basso a destra, perché non ha tre palle, ne ha 10. Era tipo quella rappresentazione del 32 che aveva detto simile. Guarda con in basso a destra, sì. Vedi che sono i pannelli che dividono i picchi. Sì, c'è la è come le costruzioni, ad esempio, nelle navi, esatto, o dei sommergibili. C'era uno che aveva fatto una similitudine tra questo e un sommergibile, dicendo che era l'incrocio tra un'aeronave e un sommergibile. Sono riviste tecniche. Queste sono di anticipazione, cioè l'elettricità era la novità del momento e quindi andavano a finire sugli appassionati, ma era la meraviglia del momento, e ci scrivevano e ci mettevano anche sopra dei racconti fantastici. Gansbach, anche la rivista di Gansbach questa. L'altra pure. Electrical Experiment, sì, ma è successiva. Quando è morta questa, è subentrata questa. Svai Planetin è fondamentale, questa bellissima rappresentazione dell'astronave, questa ancora di più dell'81, 1881. È un progetto di questo russo, non so di questo sia scritto in cirillico, non leggo. Questa invece ho preso uno degli esempi, una delle illustrazioni di Service del romanzo che ha fatto dopo la guerra dei mondi, in cui, anche questo pubblicato, puntate su vari quotidiani del 98, e poi anche come libro, in cui terrestri avevano imparato dalle astronavi marziane precipitate, retroingegneria, avevano creato delle aeronavi con cui andavano alla conquista di Marte. Questo è un libro molto importante per gli immaginati. Questa è una rappresentazione, una delle tante, della guerra di mondi di Wells, che non hanno le gambe ancora, a quanto pare, si svolazzano ancora, quindi c'è interessante. No, vai. Ah, scusa, tu nel dietro. Fino a Tom Cruise. Scusa. No. Questo per dire che sono poche anomalie in un mondo di aeronavi. Chiamali aeronavi. Mi piace. Queste aeronavi sono delle cose più strane di esatto. Ha una connotazione per noi. Zeppelin, dai, anche una via di mezzo può andare. Allora, prima dei razzi, i precursori dell'immaginario delle astronavi erano questi, cioè erano dei bei dirigibili. Non capisco quello che è andato a detta. Non riesco a capirlo.
è un dirigibile. Ah, ok, sono un pesce. Molto simile a questo, ok? Sì, sì, non ha il pallone, ma la forma è quella, è assegnata a quella, che spara un razzo verso questo lato dove i nostri astronauti sono dei palombari in realtà. Ma ce ne sono tanti, adesso io qua ne ho messi tre. Chi è l'autore del libro al centro? Questo? La contattista, Sarah Weiss, è la quella che aveva fatto il viaggio su Marte. Astrale. Pedando. Ma sì, allora Marte è fuori, come faccio ad arrivarci, visto che ho journeys, viaggi, più di un viaggio, ok? L'unico mezzo a disposizione, che non è vero perché in realtà questo è già dei primi del secolo, quindi non c'erano solo le aeronavi, ma non po' vecchi, hanno usato ancora il pallone. Questa qui va su Marte con quello a pedali? No, è viaggio strano. Non c'entra nulla la cosa. Mome viaggi. Ma ho fatto un salto, sono andato indietro, adesso ho fatto un salto in avanti. Attenzione, perché c'erano tutta una serie di progetti, ne ho trovati alcuni, di gente, di inventori che proponevano delle astronavi, di cui la maggior parte che qui erano a forma di razze, ed erano dei razzi perché quello era l'idea del momento, per cui solitamente non si deviava. Ma questi sono interessanti, ma questo lo è ancora di più, perché questo qui, che è del 32, mi pare. Avrei voluto vedere il progetto direttamente come cazzo faceva poi dopo l'anno e andarci male. E quanto è avvicinato del Brasile di Pepe Dobro, che uguale. Ma questo è terrestre. Ma lui ha avuto una comunicazione telepatica da Marte, che per cui gli ha trasmesso i progetti. Ma perché non è vero? No, così chiudiamo, è vero. Questo è un altro progetto carino, come vedete sono forme adesso, con l'eccezione di questa, comunque estremamente simili a quelle che troveremo nell'illustrazione. Ma tu l'hai detto, non so, qualche descrizione? Velocemente, cioè, ho i libri qua. Quello a sinistra cos'è? In alto questo? Questo è il progetto di inizio secolo, devo andare a vedere. Ma per andare qua o per andare altrove? Cioè, tipo aereo, tipo... Allora, questi non lo so, questi sicuramente è per nello spazio esterno, su questo non me lo ricordo, vabbè, onestamente, però penso che sia anche questo per lo spazio esterno, perché il librone è sui progetti, le idee degli astronauti, su SpaceX, quindi immagino che anche questo sia per lo spazio esterno. Ripeto, c'era... Anche queste sono anomalie, come sono anomalie le illustrazioni rispetto al mainstream del razzo, però vedete questa continua commistione tra realtà, tra virgolette, di un progetto, anche se minimale, molto poco conosciuto, e la fantasia degli istruttori di fantascienza, che sicuramente hanno avuto un impatto. Questi hanno avuto un impatto praticamente uguale a zero dal punto di vista della conoscenza a livello popolare. Ultima cosa, pochi esempi su come venivano rappresentati gli extraterrestri. Questi, ovviamente, questo è lo spettacolo teatrale, che sono martiani, chiaramente, okay? Questa è una pellicola, invece, The Message from Mars, che ha avuto un successo incredibile. Questo è andato in scena tra la fine del 1800 e gli anni 20. È stato più di 20 anni in circolazione in tutto il mondo, lo portano in giro, tratto con parecchio successo. Comunque, come avevo detto prima, sono praticamente sempre macrocefali. Questo se lo porta in giro in mare, per detto, sotto braccio. Dove? Il marziano, proprio. Questo è il marziano da passeggio. Queste ve le potete anche leggere poi. Okay. Però, secondo me, sono le cose più importanti. Sono alcuni punti che ho cercato di buttare lì. Dunque, presupposto, secondo me è tutto molto più semplice di quello che è stato pensato. Quando ho usato Wii, tendo a dire in vero generale, non ci sarà niente noi, come persone presenti in questa sala, o altri che pensano come noi. Dunque, allora, innanzitutto è solamente la minoranza di tue illustrazioni e la pubblicazione iconografica pre-download che si riferisce a cose strane. Probabilmente si tratta di coincidenze, per un motivo molto semplice, cioè nell'intero insieme di rappresentazioni, come dicevo prima, qualcuno ha cercato di differenziarsi rispetto al mainstream
della rappresentazione classica del razzo come strumento di viaggio extraplanetario o interstellare. E quindi hanno cercato di immaginarsi delle alternative, e tra le alternative, piuttosto che immaginarsi la forma di un tavolo, okay, le alternative più facili, più logiche, tra virgolette, più vicini anche ai nostri concetti di viaggio nel cielo o nello spazio, erano le forme a sfera, le forme discoidali. Poi chiaramente ci sono state anche le cose strane, tipo tetraedro piuttosto che altre cosine strane. Gli ufologi solitamente hanno sempre negato che si trattassero di coincidenze. Certo che non c'è il tipo così scritto hardcore, che è una cosa leggermente, vorrei sostenere, che è cosa diversa da ufologi. Temo che la sovrapposizione sia buona. Gli scettici invece hanno insistito sul fatto che queste situazioni hanno preparato la strada all'esplosione dell'ondata del 47 e che la gente andava a raccontare i dischi perché era influenzata. Era proprio un tal Berga? No, Berga, ma non Maurizio. Non Maurizio. Antonio forse? No, non quello del Sud, Mademoiselle Berga. Dai. Non tiriamo fuori questi brutti episodi del passato, per favore. Altri ancora hanno invece detto, gli illustratori probabilmente avevano qualche forma di chiaroveggenza, di precognizione, per cui sono immaginati quello che sarebbe successo. Quello che penso io non... successivamente. È un po' esagerata. Molto esagerata, secondo me. Seconda puntata, è molto più semplice di quanto abbiamo pensato. Inutile dire il primo punto, l'ho detto 12 volte, cioè i razzi erano l'astronave e avevano soppiantato a loro volta l'aeronave. Ok? Poi ovviamente il disco successivamente avrà soppiantato il razzo. Tra l'altro fammi notare che nelle strisce Baccalaureus del 47, quel bel disco, è l'astronave del pianeta proibito, quello che dico, estremamente simile. Sì. Tra i tanti esempi, ok? Ma anche perché non è che poi uno, una volta che tu hai dato l'input, cioè è un disco, magari che poi è tantissime variabili, per cui prima o poi ci ricadi dentro in una forma abbastanza simile. Ok? L'obiettivo degli scrittori era quello chiaramente di andare a scrivere delle cose tecnologicamente avanzate, delle meraviglie, delle cose straordinarie, ok? Cercando di immaginare qualcosa che era al di là del nostro stesso immaginario, o meglio ancora, mi correggo, che andasse al di là del nostro concetto di massimo della scienza, diciamo così. Sfruttare, usare appieno. Queste forme, i dischi, le sfere, quella è ancora più strana, i triangoli, erano totalmente inadatte a volare per i concetti dell'epoca. Adesso magari sono un po' di meno per noi, relativamente, perché sono le tre guardie sdoganate, i dischi volanti, magari non si immagina.